La gente in piazza diventa muta e il suo ragazzo è in testa a Seul. La notte alla quale Miro Lanzoni, cantore di Casalmaggiore, si riferisce è esattamente quella di 30 anni fa. Una notte che Casalmaggiore, la canottiere Ridane e Piazza Garibaldi non possono scordare, ma che in generale ha segnato anche un momento di storia per tutta Cremona. Quella notte sul 4 di Coppi Azzurro c'era pure Gianluca Farina, che vinse la prima medaglia d'oro della nostra provincia alle Olimpiadi. Ma l'anniversario ha sorpreso anche lui. Sapevo che era a fine settembre, però sinceramente ero un po' dimenticato. Un successo celebrato, oltre che nel Muro dei Campioni, al Parco del Polo Romani, anche un paio di mesi fa a Caserta con gli altri artefici di quell'impresa, Poli, Tizzano e Agostino Bagnale, e che l'Eridane festeggerà invece assieme al suo campione, oggi allenatore, sabato alle 18. Ma più della celebrazione a Gianluca interessa l'esempio. Spero che insomma qualche sportivo che possa fare non solo canottaggio, ma insomma altre discipline possa essere illuminato, diciamo, dalla mia impresa, anche perché comunque in 30 anni ci sono già, all'interno di questi 30 anni, diverse generazioni. Piacerebbe pensare che qualcuno potesse prendere spunto da questa medaglia per poter sognare, per poter avere un obiettivo chiaro anche lui. Insomma. Italia favorita quel giorno alle Olimpiadi di Seul, ma ai giochi basta poco per scivolare. Non puoi sbagliare, quindi la tensione è molto alta, però comunque il nostro valore era decisamente, insomma, migliore rispetto a quelle delle altre equipaggi, quindi non dico che sia stato facile, questo no, però ci siamo meritati, insomma, la vittoria. E poi la festa, Piazza Garibaldi esaurita in un giorno senza tempo. Una volta i social non c'era la cabina telefonica, quello era il massimo della comunicazione nel 88. Non avevi la percezione di quello che poteva essere, insomma. E infatti quando sono arrivato a Casalmaggiore sono andati tutti impazziti. Però comunque è stato bellissimo, insomma, c'è stata una risposta da parte della cittadinanza, degli amici, insomma, della gente, molto molto bella. Per concludere, per farci venire la pelle d'oca anche a 30 anni di distanza, la parola a Bisteccone Galeazzi. Ma più nulla ci può togliere questa medaglia d'oro, è imprendibile l'Italia, vola verso il traguardo, controlla a destra, controlla a sinistra e l'Italia taglia il traguardo. Vi dicevo della vittoria olimpica di questa barca, ci abbiamo creduto fino in fondo, una grandissima vittoria, una vittoria netta, una vittoria di classe, una vittoria veramente di squadra. Jump.